grazie al collega Paolini, non si preoccupi perché prenderò tutto il tempo necessario, quindi anche il tempo diciamo per le questioni personali. Ascoltando il collega Mauro Febbo si è accesa la luce e sono tornando indietro, ho immaginato quel giorno, quel 13 agosto, il giorno in cui il presidente della giunta regionale commissario della sanità ha firmato quei due decreti, il 91 e il 92. E mi sono chiesto, e forse ce lo chiediamo in tanti a questo punto, se nel momento in cui si accingeva a firmare, a suo fianco ci fosse l'assessore Paolucci. Io ritengo di no. Perché ritengo di no? Perché mi pare questa situazione, come posso dire, esplicativa dell'ondeggiamento che c'è tra la evocazione di un Abruzzo veloce e la pratica che di solito ci fa conoscere un Abruzzo amministrativamente e politicamente eletto, tranne le volte in cui forse sarebbe meglio essere eletto. Mi spiego. Questo è stato un Abruzzo lento sul bando dei voucher per l'alta formazione, che è uscito con ritardo rispetto a quello che succedeva negli anni passati. È stato un Abruzzo lento per la scelta e la nomina del direttore generale dell'ASL Terni, che è stata per 60 giorni priva di una guida, e forse domani, finalmente, dal 30 luglio, domani avremo un direttore generale. È stato un Abruzzo lento su alcune altre questioni, è stato velocissimo per la verità l'altra volta sulla nostra mozione sul punto nascita di Adri, nel senso che la fuga dall'aula è stata talmente repentina da essere non veloce ma velocissima. Su questa vittoria per quanto riguarda il consigliere Monticelli ed è stato inopinatamente un Abruzzo molto veloce sulla questione dei ticket per i disabili. Il 13 agosto, velocemente, probabilmente molti membri della maggioranza di centro-sinistra neanche sapevano quello che stava succedendo. Succede così qualche volta, non succede solo questo governo regionale, succede nella vita delle amministrazioni. E quando è che il bravo assessore Paolucci, al quale oggi ho fatto anche i complimenti in commissione, li posso ribadire, quando è che l'assessore Paolucci inizia in tempi ristrettissimi a cercare di mettere le pezze? Quando si rende conto di quello che succede? E se ne rende conto, probabilmente non il 13 agosto, e neanche il 14, e neanche il 15, forse un po' dopo, ha avuto poco tempo per capire che cosa poteva fare. E anzi, nel poco tempo che hanno avuto a disposizione, si sono attivati. Ma perché bisognava essere così veloci su un punto che, come ha detto giustamente il collega Sospiri, possiamo chiamare tranquillamente la tassa sul bisogno? Perché, vedete, è vero che c'è una norma nazionale che in qualche modo suggerirebbe o imporrebbe alle regioni la compartecipazione al 2001, è vero. Ma è vero pure, come osservava prima il presidente Chiodi, è un altro mondo. Il 2001 è un altro mondo, è un'altra epoca. Era un'epoca in cui tutti stavamo meglio, era un'epoca di sviluppo per il nostro paese, era un'epoca in cui forse era possibile chiedere la compartecipazione. Dal 2009 siamo entrati in una crisi più pesante che si sia mai vista in questo paese, soprattutto per le persone più deboli. E allora quella norma probabilmente va ripensata a livello nazionale, ma a livello regionale cosa si è fatto negli ultimi anni? Si è cercato di portarla in avanti, perché ogni mese in cui non abbiamo chiesto la compartecipazione a persone in grande difficoltà è stata una conquista ed è stato un alleggerimento delle loro enormi difficoltà.
difficoltà. Con questo cosa voglio dire? Si è stati affrettati, non bisognava, io non l'avrei mai fatto, non bisognava firmare quei due decreti. Adesso abbiamo l'assessore alla sanità, l'assessore alla previdenza sociale che si danno la pari per fare quello che si può per alleviare le difficoltà. Ma in fretta, tant'è che la scansione temporale chiarisce tutto. Questa mattina abbiamo fatto un consiglio regionale straordinario su nostra richiesta, su richiesta delle opposizioni, e guarda caso nello stesso giorno viene la proposta di legge numero 11 per cercare di mettere le pezze. Quindi questo chiarisce, al di là di ogni interpretazione di parte, quello che è stato lo svolgimento della vicenda. Ora, noi non arriviamo a pensare che il commissario D'Alfonso possa revocare i suoi decreti, anche se per quanto mi riguarda revocare un atto di cui poi si percepisce la reale portata e l'ingiustizia sarebbe un atto politico di grande lungimiranza. Tuttavia vogliamo capire meglio chi pagherà cosa, chi pagherà cosa, perché oggi noi siamo il Consiglio regionale, poi dovrà venire un disciplinare e mi pare che ci siamo detti in commissione che il disciplinare altro non è se non un regolamento, e quindi il regolamento deve venire il Consiglio regionale o al limite può venire in commissione in sede deliberante. Però torniamo al punto di partenza, noi oggi, io guardate, ho fatto i complimenti al Sessore Sloppo, mi pare anche un evento eccezionale, vero Sessore Sloppo, mi pare anche eccezionale, perché immagino che in 24-48 ore fare il lavoro che ha dovuto fare è stato un'impresa quasi titanica, ma questo dà il senso di una eccessiva velocità che ha portato a uno stato di confusione e alla necessità di mettere le pezze. E non si governa così, ci siamo detti tante volte, voi lo ricordavate a noi, un difetto di programmazione che negli ultimi 5 anni avete detto in tutte le vostre dichiarazioni che questa è un'amministrazione già che programma, che vuole programmare. E invece qui ci si è abbandonati a quello che spesso succede, che è l'improvvisazione, il rincorrere gli eventi. Ora, rispetto ad alcune domande, chi pagherà cosa? Noi abbiamo il dovere di mandare un messaggio di chiarezza alle persone. Devono sapere i cittadini abruzzesi, devono sapere i disabili, devono sapere i comuni, perché tante volte poi si scarica sui comuni e qui c'è il rischio che si scarichi sui comuni molto più di quello che gli si va a dare e quindi li si mette in estrema difficoltà. Ci vuole un quadro di chiarezza. A me starebbe bene sapere che c'è un livello di compartecipazione su un'asticella, diciamo, di reddito molto alta. Su un'asticella molto alta di reddito non mi scandalizzo, ma penso a tutte quelle persone che hanno un reddito di 6, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 euro all'anno, alle quali in alcuni casi si vanno a chiedere 500, 1.000, 1.500 euro al mese, cioè gli si va a chiedere l'impossibilità oggettiva. E voi dovete comprendere, perché se foste state all'opposizione, mi rivolgo in particolare a mio amico Camillo Alessandro, l'avreste fatta questa battaglia, l'avreste fatta, vorrei dire, giustamente,
cambio di marcia, che bisogna essere bravi a rallentare e bravi a velocizzare. Ma voi avete parlato spesso di Abruzzo facile. Guardate che così per tante persone l'Abruzzo non diventa facile, diventa difficile, molto difficile, alle soglie dell'impossibile.